Siamo alle porte della nona generazione di Pokémon, che ci arriva dopo veramente poco, forse troppo poco, rispetto a Leggende Pokémon Arceus. Ed è proprio da questo che fondamentalmente nasce questo video, in cui voglio farvi un appello o comunque dirvi quella che è una mia speranza in merito ovviamente ai nuovi Scarlatto e Violetto. Ora, tutti siamo fondamentalmente a conoscenza dei limiti tecnici dei giochi dell'era Pokémon 3D, tra persone a cui la cosa dà estremamente fastidio ed altri che invece, diciamo che non interessa più di tanto e vanno avanti per la loro strada. E durante proprio Pokémon Arceus, almeno per quanto mi riguarda, è stato piuttosto tremendo leggere per la stragrande maggioranza dei commenti semplicemente pensieri proprio in merito al comparto grafico del titolo, quasi come se tutti si fossero dimenticati che ci trovavamo davanti un prodotto che veramente per la prima volta ci poneva delle novità per la serie Pokémon. E soprattutto quando poi si iniziava effettivamente a parlare un po' delle nuove caratteristiche che Arceus ha portato nella serie principale Pokémon, come il crafting, l'open map, le missioni e così via, si finiva sempre per ridurre il tutto a "eh sì, però altri videogiochi lo fanno già da secoli", che di base è un'affermazione un po' stupida perché non vuol dire assolutamente nulla, e tra l'altro Arceus non voleva rivoluzionare un genere o il mondo dei videogiochi, ma bensì portare appunto freschezza all'interno di Pokémon. E qui si ritorna sempre sulla differenza che ho fatto nello scorso a gran voce, dove ho parlato della differenza tra giochi Pokémon e giochi in generale, perché sempre lì vado a finire. Ovviamente senza fare di tutta l'erba un fascio, la conversazione fondamentalmente, ed è innegabile, è stata portata avanti su questo binario, tra chi ha provato effettivamente il gioco tra le mani e chi ha parlato per sentito dire, o anche gente che non ha mai toccato un videogioco Pokémon ma per qualche motivo si sentiva in diritto di dover esprimere i propri pareri in generale sul titolo. E va bene così, ma se basi il tutto soltanto sul comparto grafico, almeno per quanto mi riguarda, poi magari voi non siete d'accordo, secondo me cadi nel essere un po' troppo superficiale. Dunque il succo di questo video qual è? È che spero per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto si possa finalmente parlare nel bene e nel male di tutto quello che il videogioco ha da offrirci. Dalla storia alla grafica, dai Pokémon, perché ci sono anche quelli, ai personaggi, dalle novità alle tradizioni. Fatevi una vostra idea, se potete giocarlo e avete voglia di giocare ovviamente fatelo, se non potete o non volete ovviamente guardatevi dei gameplay, delle live e così via e fatevi un vostro pensiero. Non parlate soltanto per riportare le voci di chi a prescindere elogia il videogioco o chi a prescindere lo massacra, cercate di farvi tutto un vostro ragionamento su tutto quello che la nuova generazione ha da offrirci, mi ripeto, nel bene e nel male, perché poi alla fine Arceus, tutto sommato, dopo tutto il casino che è successo, è stato un gioco effettivamente apprezzato dai fan, chi più, chi meno, ma è stata comunque effettivamente qualcosa di nuovo, di mai visto prima nel mondo Pokémon. Che poi abbia preso idee da altri franchise non è stata una cosa così tanto negativa per quanto mi riguarda, però capisco che magari altri si aspettavano un po' di più. E niente signori, io sono molto molto emozionato di provare con mano il primo videogioco open world di Pokémon, con tantissimi dubbi e tantissime perplessità, ma ormai è veramente questione di poche ore. Qui da Vio per oggi è tutto, io vi aspetto qui sotto nei commenti e vi lascio anche nel primo commento il link per entrare nel gruppo Telegram aperto a tutti. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao allenatori!